L'argomento di cui vi tratterò ora è un argomento che ha appassionato sempre e riguarda la cubatura del sistema sferico. Questo entra in ballo quando cerchiamo di conoscere il raggio della sfera. Nel sistema che noi abbiamo attualmente in esame, il sistema è puramente geometrico e considera la realtà così come essa è, bloccata, fotografata, diciamo, in una presenza che poi, quando tira in ballo pi greco, rivela di essere una presenza che considera valori irregolari, non esatti. Perché quando noi facciamo un calcolo e consideriamo la circonferenza e poi la rapportiamo al diametro, abbiamo il valore 3 più un resto. Il problema se dividere o no il resto è un problema che sembra legato a qualcosa che non c'entra. Invece c'entra moltissimo, perché la circonferenza è una linea tracciata gradualmente, tenendo presente sempre una condizione che deve entrare sempre in azione a modificare il sistema ortogonale. Quindi è un tracciamento che accade nel tempo. E quando noi abbiamo raggiunto 3 volte il diametro e abbiamo ancora un pezzetto di circonferenza che rimane non ancora compiuto, noi non siamo titolati a dividerlo, perché per dividere questa cosa che realmente si conduce nel tempo, noi avremmo bisogno di prendere quel resto che in quel momento non è divisibile e moltiplicarlo per 10, ossia espanderlo a livello di ciclo. Ora, se noi facciamo una roba di questo genere, noi in sostanza anticipiamo 9 tempi, perché al momento c'è solo la presenza decima di quel tempo come un valore unitario. Noi non siamo abilitati a anticipare questa cosa nel tempo, proprio perché riguarda una gradualità. Potremmo aggiungere un altro valore di diametro nel tempo in cui a quella quantità, andando in avanti gradualmente, noi arrivassimo a dare un altro valore intero. Allora potremmo aggiungere un'altra unità. Ma l'artificio che noi facciamo in geometria di aggiungere uno zero anche quando siamo arrivati al limite della divisibilità intacca l'unità. Questo valore non è mai stato considerato, ma io lo tiro in ballo proprio come un valore fondamentale quando noi facciamo i calcoli unitari, perché l'unità non si può spezzare, altrimenti la si uccide, esattamente come nel biblico racconto di Re Salomone, che si trovò 2 contendenti dello stesso bambino, lo volevano entrambi, affermando entrambe di essere titolate ad averlo, e disse: va bene, dividiamolo in 2, un mezzo per ciascuno.
chiaramente significava uccidere il bambino. E noi è questo che facciamo. Quando arrivati al limite della divisibilità, continuiamo a fare quello che eravamo legittimati a fare quando avevamo centinaia, migliaia. Ma quando arriviamo all'unità, chi viene ancora diviso è il resto. Il resto viene portato a 10 volte, arbitrariamente, perché non si può fare più, perché non abbiamo più unità. Ora, facendo questo arbitrio, 3 diventa 3,14 e diventa un numero che non finisce mai, è un numero trascendente, ma in effetti trascende la verità delle cose. Perché la verità delle cose presenta un piano come pi greco e chiama pi greco poi 3,14, ma il piano pi greco è 180 gradi, vedete bene che nella gradualità noi arriviamo a 180 gradi, mentre invece qui si va avanti così a rotta di collo, grazie alla matematica che non interpreta allo stesso modo l'angolo piatto, che è interpretato magistralmente dalla geometria, quando poi determina che quel 180 gradi dipende dal fatto che, mettendo tre diametri sotto forma di un triangolo equilatero o qualunque triangolo, la somma degli angoli interni è sempre di 180 gradi. Quindi l'angolo piatto rappresentato dai tre diametri deve essere intero e valutato 3, non 3,14. Chiaramente bisogna rivalutare tutta la geometria, perché la geometria, quella che noi facciamo, va rivista a modo che dico io, ossia con la quadratura del cerchio oppure la cubatura della sfera. Come si fa a fare la cubatura della sfera? La si rapporta al cubo che la circoscrive. E poiché la cubatura oggi della sfera è determinata dai valori legati al raggio, basta fare l'operazione. E allora prendiamo il cubo ottenuto con il doppio raggio, ossia con il diametro. Sono 2r al cubo. 2 al cubo è 8, r al cubo. Quindi il volume che iscrive la sfera è 8 raggio al cubo, diviso per la sfera, che è 4 terzi di pi greco r al cubo. Vediamo benissimo che r al cubo e r al cubo si tolgono di mezzo e rimane il valore di 2 terzi pi greco. Ora, se, come dico io, pi greco va considerato solo come 3, 2 terzi di pi greco diventa 6 terzi, ossia 2. E allora ci risulta che il volume cubico che ha al suo interno la sfera, in sostanza ne ha 2. Come mai? Perché nel nostro sistema di riferimento abbiamo un volume che è elettro e magnetico. In effetti, vedendone uno, noi ne abbiamo realmente messi insieme 2 in uno solo, ed è un volume elettromagnetico che è la somma dei due volumi, elettrico e magnetico, tutti e due sferici, che quando si risolvono nel cubo, che è esattamente circoscritto,
perché ha il lato del diametro, in sé è equivalente alla doppia sfera, ossia al volume della sfera magnetica e della sfera elettrica. Come vedete, io vi ho risolto il problema della cubatura della sfera, perché la mia sfera non è solo quella espansa, è proprio quella sfera 1 che è il prodotto tra due enti uguali e contrari. Per avere una cosa noi ne dobbiamo avere sempre due, che sono il rapporto tra di loro. Noi questo rapporto normalmente lo mandiamo a quel paese, ma non è possibile, va considerato. E allora anche quando vediamo noi una sola sfera, di fatto sono due, e di fatto la loro somma, riferita correttamente questa volta al pi greco che elimina i decimali, si risolve esattamente in quel cubo che raccoglie in sé tutto il volume elettromagnetico. Ora, mettendola nel campo del piano, la Terra è stata posta uguale come meridiano a 40 milioni di metri lineari, e da quello è stato ricavato fuori il metro. Ma sapete bene che i francesi vollero usare il 4, tenendo conto che soltanto in un quadrante trigonometrico tutte le variabili seno, coseno, tangente erano espresse, perché nei tre quadranti successivi erano gli stessi valori, però che cambiavano semplicemente di segno. Quindi avevano riconosciuto che nella rotazione intera di una sfera accadeva qualcosa di complesso. C'era un tempo e poi c'erano tre spazi di questo tempo. E quindi loro considerarono i tre come spazio, uno come tempo, e resero la circonferenza come spazio-tempo. E vedete, quando noi consideriamo la sfera come spazio-tempo, è già non tanto legata nei numeri giusti a quelli dello spazio, perché lo spazio è tridimensionale, mentre invece qui abbiamo una circonferenza che è espressa come 4. Come possiamo fare per quadrare la circonferenza? Bene, questa circonferenza di 40 milioni di metri è giusto, perché 10 alla 6 esprime il valore che mette insieme 10 al cubo per 10 al cubo, ossia la massa unitaria materiale con quella antimateriale, oppure il volume magnetico con il volume elettrico. Il prodotto è 10 alla 6, quindi 40 per 10 alla 6 è egregiamente risolto come 40. Però dobbiamo considerarlo appunto che è quadrato 40, perché è un quadrato che presenta 10, 10 e 10. Dobbiamo ridurlo sferico. E come si fa? Dobbiamo introdurre il movimento, quel movimento che nel ciclo 10 esiste e riguarda l'unità, perché l'unità nel ciclo 10 è stazionaria, è, diciamo così, la massa a riposo. Il suo movimento riguarda solo il 9. Infatti noi in tutti i calcoli usiamo il nonio per controllare i calcoli fatti con il ciclo 10, perché la parte invariante quando si usa il ciclo 10 è il nonio, è il nono. Di conseguenza noi, per rendere rotondo il quadrato, dobbiamo togliere di mezzo
quello che c'è di stazionario e praticamente impedisce al cerchio di girare, perché lo blocca proprio quadrato per terra e non gira. Per togliere quello che non gira bisogna togliergli la massa, bisogna togliergli un decimo, tanto che il 40 diventi 36. Quando il 40 è diventato 36, allora sì, possiamo ricavare il raggio nel modo corretto, per cui la circonferenza sta al raggio non più come 3, 14 due volte, ma come 2 volte 3. Quindi 66 diviso 2 volte 3, ossia diviso 6, fa 6. E quindi il raggio corretto della Terra, che considera il suo complesso del volume elettromagnetico rappresentato nel sistema cubico, dobbiamo tenere presente che noi abbiamo una rappresentazione fatta sempre nel sistema cubico. Allora nel sistema cubico il valore esatto è 6 per 10 alla 6 ed è un valore veramente unitario, perché il valore unitario è il valore ottenuto tra due quantità opposte tra loro, sappiamolo, n su n, oppure due inversi che si moltiplicano tra di loro. Ora prendiamo in considerazione 10 elevato a 6 moltiplicato 10 elevato a 6. Sono uguali, ma non sono inversi. Per renderli inversi tra di loro, dobbiamo prendere una delle due potenze e trasformarla nel suo inverso. L'inverso di una potenza è data, basata sul 10, è data dal logaritmo decimale di 10. Quindi quando abbiamo logaritmo di 10 alla 6 per 10 alla 6, abbiamo un prodotto tra enti inversi tra di loro e sono, allora sì, veramente il segno di una unità. Ora io tutta questa storia l'ho scritta e rivedetela voi con calma, bloccando il fotogramma in modo da studiarla nel tempo che ci vuole. Io ho fatto un'opera che è stata sempre l'aspirazione di ogni matematico e si sono arrestati tutti di fronte alla quadratura del cerchio. È uno di quei problemi che sembra irrisolvibile. E io, vedete, ve l'ho risolto. Ve l'ho risolto modificando proprio interamente il concetto. Perché dovete sapere che il sistema cubico e il sistema sferico sono legati dalle dimensioni dei vincoli. Il sistema cubico ha 6 vincoli. Davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto. Sono 6. Il sistema sferico ha un vincolo in più. Il raggio deve essere sempre uguale e si coinvolgono delle direzioni oblique tutte, in modo che con 7 definizioni, 6 che sono quelle per arrivare al sistema ortogonale e una in più, per cui uno di questi valori deve essere costante anche in tutte le direzioni oblique, noi abbiamo la sfera. Ma sferico e cubico sono messi in rapporto tra di loro, perché nel 10 elevato a 10, che rappresenta il volume, il valore unitario del ciclo 10 come base e come esponente, vediamo che il prodotto è tra, che lo rende, è tra 10 elevato a 7 per 10 elevato a 3. Ora, è chiaro che 10 elevato a 3 è l'immagine cubica, ma è anche chiaro che 10 elevato a 7 è l'immagine sferica.
Quindi noi abbiamo la possibilità e l'obbligo, perché noi tutte le misurazioni che facciamo in fisica le facciamo calcolandole in metri cubi e non in metri sferici, in metri cubi. Quindi abbiamo l'obbligo di prendere la sfera, di cubarla e quando lo abbiamo fatto misuriamo in base al 10 al cubo. Abbiamo visto, quando si usa correttamente il criterio di non spezzare i decimali, pi greco diventa 3, diventa i tre lati del triangolo. Però dobbiamo avere tutto un sistema che usa lo stesso sistema. Quindi, quando noi partiamo da 10, 10, 10, 40, come una sfera che si presenta quadrata e dobbiamo farla rotolare, dobbiamo toglierle proprio quanto le impedisce di rotolare. E in ogni 10 chi le impedisce di rotolare è l'unità, perché l'unità è la quantità che è il resto, che non entra in tutti i calcoli che girano intorno a 9. Quindi se noi gli leviamo sempre la massa a un valore espresso nelle decine, noi la rendiamo ciclica. Di conseguenza, ecco la quadratura del cerchio. Il 10 deve diventare 9. 9 per 4, 36. E quindi quella sfera del diametro deve essere considerata 36 e non 40. E a questo punto dobbiamo considerare pi greco non 3,14 ma 3, e 36 diviso 2 volte 3 diviso 6 porta a quel 6 per 10 alla sesta, che è esattamente il rapporto unitario, perché è il rapporto tra due inversi. Uno è il logaritmo di 10 alla 6 e l'altro 10 alla 6.